Sono Lara Peverini, mi occupo all'interno di Coldiretti Toscana del progetto di Campagna Amica, il progetto che ha consentito alle aziende agricole del territorio italiano di recuperare una giusta dignità nel proprio reddito mediante il progetto di Campagna Amica e quindi mediante la vendita diretta dal produttore agricolo al consumatore. Nel tempo questo percorso si era un po' perso in quanto la grande distribuzione ha fatto un po' da padrone, mettendo diciamo alle strette le aziende agricole, soprattutto dal punto di vista del prezzo. Il progetto è nato proprio per dare una nuova opportunità alle aziende agricole che attraverso la vendita diretta riescono comunque ad avere una equa distribuzione del beneficio economico. Ovviamente partecipare ai progetti e ai mercati di Campagna Amica prevede da parte dell'azienda agricola anche l'affronto di un percorso che ha una serie di regole. Ovviamente si parte da una prima formazione delle stesse aziende che devono essere formate dal punto di vista fiscale, previdenziale, dal punto di vista tecnico, perché è fondamentale anche per il produttore stesso capire come al meglio sviluppare la propria attività. Ovviamente poi ci sono delle regole di ingaggio, si entra all'interno della rete rispettando comunque delle regole anche per quello che riguarda la questione del prezzo del prodotto messo in vendita, perché è vero se da un lato la grande distribuzione ha sempre fatto da padrona e quindi ha deciso, diciamo, i prezzi di vendita, i prezzi di acquisto, il produttore deve comunque diciamo, attribuire alla propria produzione, al proprio prodotto, un equo prezzo, ovviamente, che sia di pari passo con la qualità del prodotto. Ovviamente il produttore ha quindi l'onere di rispettare anche, diciamo, il prezzo esposto. Noi come Fondazione Campagna Amica abbiamo realizzato a livello nazionale un osservatorio prezzi che mensilmente dal territorio fornisce i prezzi dei mercati, i prezzi di vendita del prodotto in un confronto tra GDO, grande distribuzione, piuttosto che i grossisti. Da questi prezzi vengono fatte delle medie che sono poi in definitiva i prezzi che i nostri produttori possono applicare, quindi né troppo bassi né troppo alti, per comunque mantenere e sostenere sempre la qualità del proprio prodotto. Oltre al prezzo, comunque il produttore deve ritenersi disponibile a ricevere una serie di controlli che come fondazione facciamo su tre livelli. Controlli all'azienda, quindi un primo controllo che viene fatto dall'operatore del territorio che monitora le produzioni, che visita comunque l'azienda per verificare la veridicità di quello che dichiara e soprattutto di quello che porta ai mercati. Un controllo di secondo livello che viene fatto dalla nostra fondazione, quindi sono soggetti incaricati da CSQA che fanno verifiche ai nostri mercati e successivamente la verifica in azienda per appunto appurare che quello che è al mercato sia di effettiva provenienza aziendale o quantomeno acquistato da aziende del circuito di Campagna Amica, e un terzo controllo che è quello che viene fatto nei confronti delle nostre imprese verdi, che sono i soggetti praticamente che sono deputati diciamo, al controllo generale, quindi al controllo documentale, fiscale, rispetto a fatture o meno di acquisto, perché all'interno della rete è fondamentale comunque che non ci sia approvvigionamento da parte delle nostre aziende agricole nella grande distribuzione o da grossisti, perché l'obiettivo della filiera corta è andare avanti e portare, diciamo, creare sempre una maggiore rete tra produttori locali del territorio.